9 gennaio 2017, con il ritorno a scuola, il servizio Piedbus di Faenza compie 7 anni. Ed è il 7 gennaio 2010 quando l'associazione Scaramaccai diede vita alla prima linea per accompagnare i bambini all'allora nuovo istituto delle Don Milani in via Corbari. In questi anni le linee si sono moltiplicate, come le famiglie e i bambini che hanno aderito al progetto. Sono diventate 9 e proprio oggi ha preso il via una nuova linea per portare a piedi i bambini residenti nella zona del centro commerciale del borgo alle Carchiglio Strocchi. Praticamente tutti gli istituti scolastici possono vantare almeno un servizio piedibus. Rimangono attualmente escluse le scuole del centro, l'istituto Matteucci e la Gulli. Migliaia i chilometri percorsi in questi anni che hanno portato i bambini nuovi insegnamenti in materia di qualità della vita e dell'ambiente, in materia di sicurezza e dal punto di vista sociale aggregativo. In totale i bambini sono oltre 400, poi tutti i giorni sono più di 200 che i bambini vanno a scuola a piedi. 200 bambini, 400 quasi bambini per un totale di volontari? I volontari sono più di 100, adesso esattamente non te lo so dire perché non ho i numeri sotto mano, ma oltre 100 volontari nelle 9 linee che tutti i giorni, quindi una trentina di persone che accompagnano i bambini. Ecco, linee che organizzate o comunque gestite voi della Scaramaccai, che sono rese possibili grazie all'impegno però di diverse realtà. Sì, naturalmente se non ci sono prima di tutto i genitori, i nonni, i bambini e le scuole, il sistema non esiste, quindi non è solo Scaramaccai, è prima di tutto i volontari. Ecco, quando partiste 7 anni fa, che cosa vi dissero i genitori? Oddio, in realtà siamo partiti con la nuova Don Milani, la neve, e quindi c'era una realtà anche di necessità perché l'ingresso ancora non era fatto. I genitori che hanno aderito subito sono stati molto contenti, l'iniziativa è piaciuta, i bambini si sono subito attivati, e anche perché vengono proprio coinvolti in prima persona, si sentono partecipi, si ritrovano, giocano, e quindi per loro è comunque anche una sorta di appuntamento quotidiano piacevole, diciamo. L'attenzione verso il bambino, qui dietro di me c'è una sorta di spalliera dove appoggiare gli zaini che a volte sono anche pesanti. Sì, infatti questo è nato nell'anno successivo, non tutte le linee hanno i carrelli, ma quasi tutte, perché negli anni è venuto fuori l'emergenza che gli zaini spesso, i bambini sono ancora molto piccoli e gli zaini sono pesanti. Ci sono dei bimbi in realtà di prima che non ce li vogliono dare, quindi loro se li portano, però altri abbiamo avuto la necessità di iniziare con questo carrello. Questa è la linea più numerosa perché ci sono più di 50 bambini tutte le mattine e abbiamo un carrellone che ci è stato donato dalla Carrozzeria Romagna e porta gli zaini perché appunto abbiamo questa necessità. Ecco, in questi 7 anni come è cambiato il piedibus? Se è cambiato? Ma in realtà è semplicemente aumentato, senza particolari pubblicità i bambini arrivano. Questa è la linea più vecchia e è la linea più numerosa, quindi ci sono dai 50 ai 60 bambini tutte le mattine, a parte il sabato perché ci sono i bambini solo del modulo che comunque sono più di 20. Abbiamo fatto degli anni in cui il sabato mattina eravamo in 4, 5. È comunque un'attività che inizia a avere successo, conosciuta, quindi anche i genitori, i bambini hanno fiducia e capiscono che sono in grado di farlo in maniera autonoma, divertendosi, acquisendo delle competenze che imparano nell'andare a piedi, insomma. Ecco, oggi vi aiutano anche i richiedenti asilo ospiti a Faenza. Sì, da quest'anno, quindi proprio da stamattina, sia la Caritas che la Papa Giovanni XXIII insieme ci hanno dato aiuto con 4 volontari dei richiedenti asilo. Questa mattina abbiamo 2 ragazzi e poi inizieranno anche gli giorni prossimi gli altri 2. Di che cosa ha bisogno il Piedibus per continuare a crescere? Di donazioni e di volontari, cioè donatori di tempo, quindi volontari che sono comunque persone che in qualche modo si donano. E donazioni economiche perché le pettorine, i dispositivi di sicurezza, i carrelli, le ruote per i carrelli che a volte scoppiano, vanno comunque comprate per poter continuare. Federico Lega per Faenza Web TV.